Cari amici, ben ritrovati a questo appuntamento con Ora Insieme. Siamo all'ultima trasmissione di questa annata e vogliamo salutarvi proprio con un evento che chiude, diciamo così, un periodo di intensa attività che abbiamo condotto alla MAIC con i ragazzi, con i giovani, ma apre anche una prospettiva estiva, diciamo così, molto intensa, molto ricca. Ci saranno finalmente le esperienze al mare, riprenderemo l'attività del soggiorno estivo, ma anche faremo un pellegrinaggio diocesano dei giovani a Santiago di Compostela. Ecco Guido, siamo arrivati quassù portando un po' tutte le situazioni di questo anno, ma anche, diciamo, anche guardando con fiducia verso il futuro, con un senso di speranza. Sì, siamo in cammino e la speranza nel cammino non può mai mancare. Fortunatamente non camminiamo soli, camminiamo insieme a sacerdoti, a seminaristi e soprattutto ai nostri ragazzi della MAIC, e sono loro che ci danno la speranza e la forza di camminare con speranza. Ecco, i ragazzi della MAIC, Benedetta, sono pieni di risorse, anche pieni di festa, di gioia. Questa credo che sia anche una ricchezza che può aiutare e sostenere i giovani e anche meno giovani. Sì, sicuramente sono pieni di risorse perché appena siamo arrivati ci hanno accolto con un sorriso e con tanta gioia che non possiamo essere tristi con loro mai. E abbiamo visto anche durante la messa una ragazza che ha suonato e ha fatto commuovere tutti. Sì, l'Elena solitamente sia nelle celebrazioni feriali sia in quelle festive anche anima la liturgia, e questa è una grande ricchezza, ecco. Ma i nostri ragazzi in fondo, Guido, ci invitano proprio a camminare e anche a danzare, perché questo senso di festa, di gioia ce lo comunicano immediatamente, e a scoprire anche orizzonti nuovi. In fondo anche questo cammino che abbiamo fatto stasera, ma anche il cammino che faremo verso Santiago, non è soltanto un esercizio fisico, no? Ma è la ricerca di spazi nuovi di impegno, di bellezza, di libertà, che in fondo sono tipici anche del cuore, soprattutto dei giovani. Sì, i ragazzi con questa loro espressività proprio del corpo ci insegnano un po' a buttare fuori tutte le nostre emozioni, ma non in maniera così violenta, anzi in maniera empatica e costruttiva. E noi impariamo da loro, come diceva lei, attraverso la danza e appunto la gioia dello stare insieme proprio si percepisce questa forza emotiva che parte da loro e arriva a noi, e che noi riusciamo poi a riflettere e pensiamo nel mondo.
Ecco Benedetta, te hai iniziato da giovanissima a fare qui l'esperienza con i ragazzi della Mike e diciamo anche un'esperienza impegnativa al mare quando facevi il primo anno di liceo. Ecco, ora che fai già l'università, cos'è secondo te che diventa attrattivo in una realtà come questa? Perché si sente il bisogno anche di tornare, di continuare, di approfondire l'esperienza accanto a questi ragazzi? In questi ragazzi troviamo l'autenticità vera, proprio la pienezza e la gioia di vivere, quindi è bellissimo ogni volta tornare e aspettare, a vedere che i ragazzi ci vengono incontro e ci abbracciano calorosamente, quindi trasmettono proprio un'allegria che rimane difficile allontanarsene una volta entrati. Scoperta che va fatta e come vedete anche dalle immagini che vi facciamo vedere proprio in questo cammino verso Valdibrana, l'annuale cammino verso Valdibrana che quest'anno abbiamo potuto riprendere dopo 3 anni di sosta o comunque di interruzione dalla modalità abituale, un cammino impegnativo sotto un sole cocente, ma anche sapendo che in questo cammino non siamo mai soli, siamo accompagnati. Siamo attratti dalla bellezza di Cristo e sostenuti dalla tenerezza materna di Maria.